Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questo è il video solito, come ogni anno, per gli auguri di Natale e di buone feste. Ci troviamo di fronte a questo albero enorme, questo pacco enorme di Natale, questo palo della luce con le decorazioni natalizie. Siamo su Satisfactory e quale occasione migliore anche di questo pacco che è precipitato sulla mia centrale a carbone per augurarvi le buone feste. Buone feste che arrivano dopo un anno comunque lungo, dove abbiamo visto tanti giochi, dove abbiamo visto tante live, dove tanti di voi si sono aggiunti a questa famiglia di Indie Gameplay Ita. Ringrazio anche Ibu90 e The Darkness e le due nuove aggiunte, le due nuove reclute per quanto riguarda i moderatori delle live. E anche tantissimi di voi che si sono aggiunti nelle ultime live, che si sono mostrati comunque fidelizzati, insomma, che sono sempre presenti, sempre scrivono, sempre chiedono, insomma, non abbiate mai timore di chiedere. E ahimè, ho deciso di non prendermela più per i commenti negativi gratuiti, anzi sto ampiamente incentivando le persone che sono venute qui su Indie Gameplay Ita per fare polemica ad andarsene a discapito della mia utenza abbastanza ridotta, ma chi se ne frega. Auguro a tutti voi di passare delle buone feste, di fare delle buone mangiate e di trovare sotto l'albero, non voglio essere banale, ma di trovare i giochi che avete sempre sognato e perché no, magari anche una card Steam. Magari quella da 50 euro, da 100, insomma. Spero possiate realizzare tutti i vostri desideri videoludici. Ora, cosa faremo? Video fino al 10 di gennaio non ce ne saranno. Abbiamo fatto un dicembre arriveremo fino alla fine di dicembre con un video al giorno. Dopodiché mi prenderò un attimo di pausa, perché ho bisogno assolutamente di staccare dal canale per ritrovare nuove motivazioni e magari inventarmi un format nuovo per l'anno prossimo. Ci saranno però nei primi giorni di gennaio gli Indie Gameplay Ita Awards, che sono appunto i miei migliori titoli, i miei premi che do ai giochi che ho portato nel 2021, ma prestate attenzione, non intendo i titoli che sono usciti nel 2021 e che sono i migliori, ma i titoli che io ho portato, quindi si può trattare anche di titoli più vecchi, insomma, quindi questo è quello che voglio dirvi. Io ringrazio ancora tutti voi per la costanza, per i commenti, per tutto quello che mi avete dato in quest'anno. Spero di trovare comunque forza, motivazione e nuove idee per portarvi ancora contenuti anche nel 2022. E per quanto il lavoro mi stia abbastanza usurando ultimamente, il lavoro vero ovviamente, non quello su YouTube, spero le feste finiscano abbastanza in fretta, ad essere sincero. Però per intanto godetevi queste feste, queste mangiate, questi regali e io spero di scoprire con voi molti altri giochi molto interessanti, ne stanno per uscire nel 2022, pare essere un anno molto ricco, ma per intanto una buona feste a tutti voi da Satisfactory, che ovviamente non mancate di farmi sapere se lo volete magari vedere un domani come gameplay, come live, insomma, perché ci ho giocato parecchie ore negli ultimi giorni come passatempo. Buon Natale ragazzi e un augurio di buon anno e buone fine Epifania e tutto il resto. Auguri ragazzi.